In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 L'immagine su chiaramente YouTube. ha un peso specifico, perché è una forma di propaganda, di diffusione, in campo grafico diventa artistica, ma c'è sempre quell'interpretazione secondaria, se vogliamo, che è quella della diffusione, cioè di un'immagine che viene ripetuta. In un momento storico come il nostro, dove le immagini poi comandano in un certo senso, perché siamo soffocati da Ritardo immagini con. nello studio del tempo è dovuto al fatto che il tempo è difficile da studiare. E la prima difficoltà, ci sono due difficoltà fondamentali. La prima è che il tempo rispetto a qualsiasi altra cosa di cui facciamo esperienza del mondo, il colore, la forma, un'esperienza, diciamo, una sensazione tattile, non ha un organo deputato, cioè non esiste un sistema sensoriale che faccia proprio che traduca l'energia fisica in un Cervello segnale, creatore di cioè non realtà, esiste come l'equivalente. l'artista che è un creatore di visioni e di intuizioni e di realtà, insomma, e vabbè, d'altro canto, noi siamo il Però è nostro anche vero che poi pensiero. l'opera ha una sua vita e ragiona in maniera indipendente e, come dire, si adatta anche temporalmente al tempo in cui vive, è sempre Se avete contemporanea. presente È una cosa. il triangolo di Canizza, no? Cioè questa macchia bianca che ha dei contorni che disegnano un triangolo, ma il triangolo non è fisicamente lì. Il cervello lo vede, quindi pur non Dunque, essendoci. Bones Skull è stato prodotto nel 2006, girato tra il 2006 e il 2007 a Belgrado, nell'ex Ministero per la Difesa di Milosevic, che è stato bombardato poi nel 99 dai paesi NATO. Io visitai Belgrado in quel periodo, mi venne in mente quest'idea per un video e con, devo dire, una complicata logistica burocratica, poi riuscimmo ad entrare dentro questo No, è luogo che chiaramente bellissima questa cosa era. che hai detto, che non cede minimamente, come dire, all'edonismo del film, ma è proprio un'opera, un quadro visibile anche in una frazione di secondo. E questa cosa è molto bella, molto rigorosa. La Molto, contestualizzazione dell'opera è fondamentale nel contemporaneo, come dicevi tu prima, se uno trova un pissoir in un palazzo distrutto non riconosce l'opera. L'opera viene riconosciuta perché è contestualizzata o in un museo o in un dato luogo. Il contesto è importante nel contemporaneo. Se tiriamo fuori il contesto, in certi casi l'opera perde di senso. In altri ne ricercatore prima di acquista tutto si sapere. diverte a fare il suo lavoro. Questo è questo aspetto, diciamo, di ludico non deve essere assolutamente sminuito Un né precedente dimenticato incontro con la perché. neuroscienziata Angela Sirigu illustra come sia possibile attivare artificialmente in determinate regioni del cervello azioni e reazioni che potrebbero essere scambiate per libero arbitrio. Boecki utilizza tecniche di neuroimmagine e neurostimolazione e la loro combinazione per comprendere i meccanismi neurali e le architetture cognitive che servono le capacità umane di lisciare nel La tempo o tecnica spazio invisibile. influenza il tipo di domanda è che se io lavoro con gli animali e faccio registrazione di singole unità, naturalmente guardo al cervello con una lente molto di ingrandimento, quindi posso rispondere, posso veramente capire quali popolazioni di neuroni contribuiscono a una certa percezione, a una certa cognizione. Mentre naturalmente se io guardo, registro, guardo in maniera non invasiva il cervello umano, naturalmente il livello di precisione della mia indagine è È molto molto, no, più Darwin che ci ha alto. impiegato una vita a scrivere l'origine della specie, adesso è molto, molto più, molto diversa come le modalità con cui viene condotta la ricerca scientifica e per certi versi è un po' perversa, anche perché troppo. Diciamo, c'è una spinta eccessiva verso la performance e l'output che deve essere sempre, ci deve essere sempre. Questo è assolutamente Beh, perché chiaramente fuorviante. parte dal presupposto anche che ci deve essere un riscontro poi industriale a tutto il Economico, disastro certo, economico, e esattamente. quella è una cosa fondamentale, anche perché poi la ricerca scientifica, il momento che si fa la scoperta, quella scoperta poi elude, cancella
tutto quello che è stato fatto precedentemente. È un esempio che uso spesso anche con i miei studenti rispetto alle tecniche. Le tecniche artistiche non seguono quella logica. Si possono usare tecniche desuete, molto vecchie, in una maniera contemporanea, cosa che invece non è applicabile. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.